Ciao a tutti e benvenuti alla prima puntata di Skypanto, una nuova sezione del mio canale, dedicata alle più che interviste a delle chiacchierate che intraprendo attraverso Skype, appunto, con YouTubers, artisti musicali emergenti e altri personaggi. Per quanto riguarda gli YouTubers, come per la puntata di oggi, la chiacchierata si divide in due parti, in un certo senso. Ossia, la prima parte è dedicata alla storia dello youtuber che abbiamo con cui parlo, e la seconda parte è dedicata appunto ai suoi interessi musicali, ai suoi pensieri generali riguardo la musica. Diamo inizio alla prima puntata e come primo youtuber abbiamo uno youtuber molto molto famoso, molto conosciuto. Ed è Matioski. Ciao Mattia e benvenuto. Salve a tutti, mi stavo preparando, ho indossato le cuffie, sennò poi ero in bomba, ma salve, salve a tutti. Figurati, figurati. Innanzitutto ti voglio dire che sono molto contento di inaugurare questa rubrica con te. E volevo iniziare con una mia impressione che ho avuto su te la prima volta che ti ho visto. Ho molta paura. Come, scusami? Ho molta paura. No, nulla, nulla di che. Solo che quando ho visto il tuo primo video, Quattro Caroni a Malopasso, che alla fine è il video con cui sei sposo, pensavo, questa è la reincarnazione di Beppe Grillo. No, in realtà è già arrivato un commento, forse, un commento. E io ho risposto che vorrei avere i soldi di Beppe Grillo. Eh beh, sì, assolutamente. E io appunto fino a pochi mesi fa non ti conoscevo e ho sentito nominare appunto di te la prima volta quando il tubo di Joe, che comunque ovviamente te conosceva, appunto ha parlato di Skypocalypse, la serie che appunto è con Yotobi e Victor Laszlo 88. E appunto Ah, capito. Quindi ne ho avuto subito un'impressione positiva. sì, era un po' dipinto come sconosciuto fra loro tre. Comunque vabbè, e ti volevo chiedere appunto come è nato il tuo rapporto con YouTube. Hai cominciato subito a fare video, eri prima spettatore, appunto come è cominciato il rapporto con questa macchina infernale, ecco. Vabbè, io ho cominciato, credo come tutti, da spettatore. Non mi ricordo qual è stato il primo video che mi ha portato su YouTube. Comunque, praticamente nel primo periodo seguivo solo Yotobi, gli altri non li conoscevo. Magari vedevo qualche video sporadico di qualche canale, ma ad esempio Willwash non sapevo chi fosse. E guardavo Yotobi perché io, da grande appassionato di film horror, avevo cercato del materiale riguardante Mega Shark vs Giant Octopus. Avevo trovato la recensione che è una delle prime. Infatti io Yotobi lo seguo più o meno dall'inizio. Guardavo i suoi video con un amico e quando fece il secondo concorso, questo mio amico fece pressioni psicologiche su di me affinché realizzassi anche una recensione, perché diceva: "Ma sì, sei capace, ti piacciono anche a te quei film horror di lì." E allora la feci. Molto, cioè non è che ero stato lì a studiarmela, è molto spontanea, infatti non c'è praticamente nessuna delle caratteristiche che poi sarebbero arrivate, però insomma andò bene, arrivai secondo e da lì capii che forse potevo fare qualcosa, ecco. E appunto ricordiamo che in quel concorso arrivò terzo Pallonv, il tuo collaboratore più assiduo. Com'è nata questa collaborazione e come vi siete conosciuti? Si è messo in contatto lui con me e mi ha scritto chiedendomi se frequentassi l'Università Cattolica di Milano e io risposi sì. In pratica si scoprì che mi aveva visto mesi prima, secondo me 3 mesi tutti, a una lezione di
Cos'era? Drammaturgia, che io praticamente ho frequentato due lezioni perché poi mi ero rotto le balle. E lui mi aveva visto lì, e vedendo il video, appunto, la recensione di Quattro Carogne, si era ricordato di avermi intravisto. A quanto pare una memoria fotografica pazzesca. E quindi ci siamo dati appuntamento per il giorno successivo, e da lì c'è stato un colpo di fulmine, ci siamo baciati ed è nato l'amore. Un'altra questione che volevo domandarti e di cui voglio sapere il tuo punto di vista è quella che, cioè, secondo te, appunto, non c'è una rivalità tra gli YouTubers del Nord, Milano, Torino e quelli di Roma? No, la rivalità non c'è, perché comunque, cioè io, Victor, Pallon, vi altri di Schepocalypse abbiamo assistito all'anteprima dell'ultima puntata di Freaks al Telefilm Festival a maggio. No, era luglio. Quindi ci siamo presentati in massa, loro ci hanno riconosciuti. Victor ha fatto un'intervista a Non aprite questo tubo, quindi i rapporti erano civili. Cioè, comunque loro ci conoscevano già, questa è stata una sorpresa. Poi però effettivamente non è una rivalità, però loro stanno molto per i fatti loro, possiamo dire così. Cioè, è come se Roma fosse coperta da una cappa che è difficilmente raggiungibile. Comunque, se avete notato, ad esempio, Non aprite questo tubo ha fatto una piccola collaborazione con i Pantellas, ma perché comunque sono i Pantellas. E no, sono un po' anche perché comunque sono i più famosi al momento, poi stanno appunto avendo un'ascesa, sono davvero difficili da contattare. E ad ogni modo, ormai sono entrati nell'ottica che, cioè, non possono, tra virgolette, compromettersi con produzioni inferiori. Cioè, se gli scrivo io, YouTuber di 5.000, che fino a un video fa avevo una qualità scadente come a livello video. Cioè, immagino che loro non avrebbero accettato, perché comunque ormai sono arrivati degli standard che, diciamo, di qualità, tra virgolette, che devono rispettare. Quindi non c'è una rivalità, però c'è questo distacco, possiamo dire, formato non si sa bene perché, però c'è. Ecco, mi ha fatto molto piacere che tu hai detto la tua molto apertamente e senza peli sulla lingua riguardo questa questione. Un'altra cosa che volevo chiederti è che qual è stata appunto, come è stata la tua esperienza a Social King, appunto il talent show tra dei YouTubers e comunque dei star del web e cosa ne pensi appunto di questo programma? No, allora, diciamo che quando era arrivata la mail di partecipazione ero rimasto un attimo stupito, perché, cioè, Social King era un nome che girava nell'aria, ma non si era capito bene cosa fosse. Quindi c'era molto fermento. Poi, visto il programma, si è capito che non era proprio questa perla. Però, cioè, io lo dico sempre, probabilmente mi sono divertito più io a partecipare che il pubblico a vedere la puntata. Perché il programma era, secondo me, un'occasione sprecata, nel senso che collocato al pomeriggio, orario 2-3, e magari dando più spazio agli ospiti, sarebbe potuto risultare come un discreto successo. E no, comunque c'è il rapporto con gli altri YouTuber. Io, in realtà, nelle varie puntate in cui ho partecipato, non sono mai stato abbinato con qualcuno di già conosciuto da parte mia. Quindi, direttamente intendo. Quindi non sono mai stato con Pallov, con Victor. Sono sempre stato con gente che ho conosciuto sul momento. Però mi sono trovato sempre bene. In particolare nell'ultima puntata ero con in Irchiop, c'erano Nicola e la ragazza che non ricordo, simpaticissimi, mi sono trovato bene. C'era anche Daniele, che avevo già intravisto un meeting precedente, però non c'era stata molta occasione, invece lì è nato un amore tra me e Daniele. No, a livello umano è stato molto bello, a livello di partecipazione anche, perché comunque mi sono divertito. Però sì, secondo me è un po' un'occasione sprecata quel programma. Sì, anche secondo me. E domanda a ghiaccio, qual è il tuo YouTuber preferito?
Allora, il mio youtuber preferito è Farenz. Farenz, che ho scoperto dopo Yotobi, però mi ha subito conquistato. E è un po' schivo, nel senso che, vabbè, ormai possiamo dire che è un uomo, c'ha il suo lavoro, adesso si è anche sposato. Però per me è uno youtuber eccezionale. Non c'è un suo video che non mi piaccia o che sia poco riuscito. Ah, poi ti volevo chiedere, te stai ancora a casa con i tuoi, giusto? Sì. Sfortunatamente. E cosa ne pensano appunto della tua attività di YouTuber? No, allora, i miei ritengono probabilmente che io sia uno sfaccendato che fa video a caso, praticamente. E, no, alcuni gliel'ho fatti vedere, altri ho evitato, ad esempio l'amore una baldracca, no, non gliel'ho fatto vedere per ovvie ragioni. Però sì, alcuni li hanno visti, però ecco, non sono molto entrati nell'ottica che dai video su YouTube possa magari scaturire qualcosa di decente a livello lavorativo. Forse ci stanno entrando un attimino adesso nell'ottica perché li sto un attimo parlando appunto di questo cavolo di roba top secret che dovrei fare. Però ecco, ultimamente c'è un problema, nel senso che non posso fare più video quando c'è mio padre in casa perché si lamenta del troppo casino. Poi volevo chiederti, io ho letto dei video in cui appunto ti danno del montato, dell'esaltato, quando alla fine, cioè, si vede che stai, ma, cioè, palesemente si vede che stai giocando, ecco. Posso chiederti a quale video ti riferisci con questi commenti meravigliosi? Sinceramente non mi ricordo, credo No, quello della diciamo. YouTube Family. No, allora, se ti riferisci al video della YouTube Family, è stato un caso a parte perché in quel periodo c'era un attimo di faida con un altro personaggio che non nominerò. Quindi molti di quei commenti sono di suoi seguaci. No, però. Diciamo che comunque nei video mi propongo come un personaggio che se la tira, ma lo faccio apposta, cioè si vede che scherzo. Dico, ah, ho la partnership, guadagnerò un sacco, ma si vede che è uno scherzo. No, comunque le critiche se sono motivate, le lascio, se sono insulti, cancello, ci rido sopra, però non è che mi intaccano particolarmente. C'è gente che ci rimane molto male. Ci rimane molto male quando riceve delle offese, degli insulti. Io fondamentalmente me ne frego. Anche Daniele, Doesn't Matter, nei video si pone un po' sopra le righe come personaggio. Tratta magari i fan come degli stupidi, però anche lui, cioè, si vede come personaggio. Se poi lo conosci da. Appunto, come anche Yotobi. Sì, ma sono gag, cioè, sono proprio. Cioè, ognuno si crea il proprio personaggio da seguire, e poi nella realtà assolutamente non ce la tiriamo. Anche perché comunque io, cioè, quanti iscritti ho? 6.000, non lo so. Mi guardano in 3.000 se va bene, quindi proprio non ho motivi di tirarmela. E con ciò termina la prima parte dell'intervista a Matioski, parte che appunto riguardava il suo rapporto con YouTube, e appunto ora inizia la seconda parte. Nel prossimo video inizia la seconda parte dell'intervista, che riguarda appunto temi più inerenti al canale, ossia i suoi interessi musicali e il suo rapporto con la musica. Se non volete cercare direttamente su YouTube oppure nei video correlati qua accanto, cliccate sul palmo della mano. Tanto iscrivetevi, mettete mi piace. Anzi, no, guarda, vi palmo anche per iscrivervi, va? Mi metto. Pensate come sono gentile. Guarda, cliccate.